buonasera, sono qui stasera per parlare di tutte quelle che sono le proprietà e i benefici della cipolla rossa di Calabria in effetti stiamo parlando di un, un alimento molto importante ed è un alleato per la nostra salute, le proprietà sono davvero tante e numerose un elenco facendo un rapido elenco sicuramente possiamo dire che la cipolla rossa di Calabria ha effetti antiossidanti e interviene anche come Azione con l'azione antinfiammatoria. Inoltre, la, la cipolla ha importanti effetti antidiabetici, quindi, contribuisce ovviamente ad abbassare la, la glicemia. Ehm, effettivamente, la cipolla, oltre ad avere un, un gusto e appunto un aroma molto gradevole. Ad essa si devono numerose, appunto, numerose proprietà e, ehm, ed è per questo che il suo consumo dovrebbe essere eh, quotidiano, comunque abituale nell'ambito di, di una sana alimentazione. Ehm, possiamo anche sottolineare come recenti studi, e forse questa è la parte se vogliamo più interessante, ha evidenziato la presenza di diverse sostanze eh, che sono in grado di appunto, contribuire eh, a migliorare e a ehm, appunto, migliorare quello che eh, la prevenzione del rischio di alcuni tipi di tumore, tra cui il tumore del colon, dell'esofago e del, della faringe. Sicuramente la, la cipolla rossa, ripeto, ha numerose proprietà. E, Credo che la cosa migliore eh, è dare l'indicazione della modalità del consumo. Tutte le proprietà che, eh, che ho elencato vengono assimilate dal nostro organismo se eh, consumiamo la cipolla rossa cruda, soprattutto cruda, eh, proprio perché in cottura molte di queste proprietà vengono, vengono perse. Eh, di conseguenza, un consumo giornaliero, diciamo mediamente da 4 a 7 porzioni alla settimana, sarebbe eh, l'ideale. Di conseguenza, oltre al suo gusto piacevole. La cipolla è assolutamente indicata in diversi casi, in diverse problematiche, quindi consumarla sicuramente è un ottimo, un ottimo intervento.